Il nemico è tornato. Posso vincere. Ti ho in pugno. Guardati, così feroce. Perché ti sei girato, scusa? Che l'ha fatto? Ma mai? Cioè, scusa un attimo, cioè. Qua l'ha fatto, infatti si è incazzato. Ma scusa, Cosa, devo riguardarmi il filmato? Ha fatto quello esattamente. Che l'ultimo era verticale. Però R1. Non bisogna aspettare. Lì lo fa quando fa l'illuminazione. Ma invece stavolta mi è sembrato di aspettare più a lungo. A proposito, abilità. Stavamo finendo qualcosa, mi sembra. Qual è che stavamo facendo? Critico migliorato, no, di sicuro. Dai danni dei cavi. Boh. Per esempio parla di schianto. Come se effettivamente fosse una cosa a sé. Se lo schianto intendono il corpo a corpo del nemico, cioè allora non abbiamo nessuna protezione dagli schianti. A meno che non prendiamo questo. C'è altro. Grazie, ne sono un sacco. Ordini permanenti. Ah, ancora questo. Vabbè, prendiamo anche questo. Ma la base finisce qua. Questo magari è l'ultimo. Bene, devo trovare la base di Asera. Prima forgia. Eren mi aiuterà a capire dove è il tuo accampamento. Ok, ok. Grazie, non è vero. Finito o no? In realtà inventario 22. Oh, non c'è scritto nulla. Vediamo se per esempio funziona il lei risulta in verde. Ok.
Niente, allora andiamo. Via un bel po'. Ho scoperto di più sui figli di Prometeo. Hanno sicuramente una base, un luogo chiamato Prima Forgia. Va solo trovato. Prima Forgia? Ci siamo allora, so già dov'è. Ne hai trovato uno? Uno dei figli di Prometeo? Beh, si fingeva uno scavatore, ma l'ho individuato col focus. Quando mi ha visto è fuggito. E quando l'ho raggiunto ha cercato di distruggerlo. Ma conteneva ancora dei dati, varie posizioni e coordinate. E una si chiamava Prima Forgia. Non sapevo che fosse finora. Ben fatto. So tutto di tecnologia antica. Mandami quelle coordinate. Non ci provare, Aloy. Io vengo con te. Asera è l'ultima degli assassini che hanno ucciso Ersa. Voglio essere lì quando morirà. Ma certo. Mandami la posizione e ti chiamo quando sono lì. D'accordo. Non è che questa è la famosa missione del trailer? Non l'abbiamo ancora visto. Vediamo se è sull'isola. Mandami le coordinate della base di Asera. Ti avverto quando sono lì. Le sto inviando. Non ti deluderò. Lo so. Una forza. È qua, boh. L'hanno fatto solo per il trailer, quel combattimento in cui c'era anche Erend, c'era il mammut, come Tremorzanna, come si chiama. Ma comunque non abbiamo visto un accidente. Cioè, è possibile, tutto ciò, tutto si svolgeva qua e di qua niente. Mi sembra così strano. Serve andare a esplorare in volo per ripulire la zona. Facciamo un'altra cosa adesso. Andiamo a vedere se mi fa prendere. Ok. Non c'è il... Forse è punto di interesse. Questo. Dovremmo poterlo prendere, penso. Se è una cosa veloce possiamo fare direttamente i due droni. Altro dov'è? Cioè no, non droni, si chiamano. La scatola nera. Di nubi. Proviamo qua. E tanto pare che possiamo volare. Allora. Non ho fatto rifornimento. Cacciatrice bene di caccia, dov'è? E qua? Attrezzi che hai lasciato. Posso abbattere un po'.
Oggetti di valore. Vediamo. Collezionarli tutti. Ok, vendiamo anche risorse queste. Questo si può comprare solo con... ci fa comprare solo qua. Allora, dunque, dobbiamo uscire da qua, penso. C'erano dei nemici qua, mi sembra. Ho affrontato dei nemici. Però... forse erano anche di qua. Vabbè, sono questi. Ah no, ma c'è il mister. I rottami sono sparsi ovunque. Sembra che il segnale provenga... da dietro quei tralci. Allora, quello là è elettrico. Sì, ce l'abbiamo già su, giustamente, che è questo. Questo è, fa più danno, ma costa di più produrlo. A me il volatile, che non abbiamo. Dai, cavolo. Serve energia per aprire la porta. Spero proprio che ci sia una batteria qui nei garage. È intercettato. E il tralcio lì? Lasciami stare. Vai già
prima bisogna fare la cella, quindi. Che c'era qua? Dov'è che è? Qua. Ci muoviamo più veloce anche con questo caso. Non solo con le armi pesanti. Ok. Ah, ora posso superare i tracci. I piloti erano pronti a battersi. I Tenacte l'apprezzeranno di sicuro. Ha interrotto. Comunque, devo dire che ho voglia dell'espansione. Mi sta venendo voglia dell'espansione. Lo interrompe. Non credevo di rivederti, Macmillan. Ma un pilota. Interrompe. Il Focus ha captato un'altra scatola nera. È un drone qua. Allora. Ah, ma allora cosa ha fatto? Scusa. Eh beh, lui fa sempre i suoi giri comunque. L'altra scatola nera. E ha scritto qua. Vabbè. Non è qua? No, perché abbiamo già guardato prima, non c'è. Ho l'occasione per andare lì. Sei meglio? Volante più 6. Questo cosa costa, per esempio? Prendiamole. Cos'è che ha? Raro, molto raro. Azione supplementare in aumenti danni distanza per avere tempo dopo un colpo in mischia dato a segno. Beh, non è male. Per finirli. Danni contro i nemici storditi. Beh, allora, di soldi ne abbiamo, quindi vabbè. In realtà ne abbiamo uno, vabbè. Vediamo lo stesso. Accelerazione 15%, nemici aerei. Quanti ha? 2.
Scusa, 10.000. Più 15%. Abbiamo già due. Oh, ok. Maleducato. La signora qua che fai, sputi? Allora, un attimo. Eccolo qua. Però questo ha vinto tempesta. Non è che è la missione che devo fare dopo. Salve. Uccello armonso. Mi sembra strano tutta questa parte qua. Tutta questa parte qua non ci sia niente. E metà di questa isola sono cose secondarie. Poi facciamoci un giro, guarda che c'è qua. Facciamoci un giro qua. Qua è il... Dove, fino dove ci fa arrivare. Guarda cosa c'è là sopra. Una batteria? Sì. Allora, tiriamo in testa quello sopra. Andiamo. Mi sa che mi sono persa. Meglio tornare indietro. Una svolta immediata. Tanto sono episodi extra questi. Verde lume, verde lume. Ho volato abbastanza. Lastra, ottimo. Vedi di testo da capitano Leopotre a tenente Ada. Smobilitazione. Ciao bestia, sono a San Francisco tra un vitolo e l'altro. A breve andrò a Columbus per un altro round di rottamazione sul fronte orientale. Sto qui seduto in mezzo a quel che resta della mia squadra e sto ridendo. Mi guardano tutto come se fossi nel pieno del PSTD, PTSD, cioè la sindrome di post-traumatica. Ma non riesco a smettere di pensare alla tua faccia quando abbiamo abbandonato definitivamente Tyndall. Ti ricordi la smobilitazione del 55, qua siamo nel 65, quando abbiamo incontrato quel nerd magrolino, la tua espressione era impagabile. Vogliamo lasciare la base nella mano ossute di quel quattr'occhi?
Veramente, già, non volevamo, ma l'abbiamo fatto. Addio esercito umano, benvenuta apocalittica legione di robot distruttori. 10 anni dopo eccoci qua. Non dirò che spero che vada tutto per il meglio, conoscendoti sarai ben felice di fare vedere ai nostri sostituti meccanici chi comanda. La cosa mi consola, oltre ovviamente a sapere che avevamo ragione. I quattro occhi e i suoi capi sfondati di soldi hanno perso il controllo delle macchine, quindi tocca di nuovo a noi. Fagliela pagare, Ada. Io farò lo stesso. Allora, vediamo. Comunque una zona abbastanza ampia, se c'è da qua sconosciuto. Però c'è qualcosa. Comunque, eventualmente, per esempio, quegli incarichi che richiedono diffusore di Pinco Pallo, appunto quella roba lì, faccio io, ovviamente. Sì, avrò voglia di farlo, però, boh, vediamo. Cerchiamo di liberare la Fog of War. Andiamoci dentro. Ok, qua pensavo di dover fare il giro. Mi tocca difendermi. Che ci fai qua? Questo ha preso il volo. Cioè, io stavo premendo R1 per salire. Che fa? Si è bloccato qua. Oh, santo cielo. Invece nel momento in cui io mi sono agganciato. Vieni qua. Mi ha fatto male a cane questo picciotto qua.
Dobbiamo andare qua a sud. Puntiamo qua. Mi attaccano là dove? C'è lì anche un punto di domanda lì, proviamo a puntare qua perché puliamo e poi andiamo a prendere la scatola nera.